Ciao Polletti, ciao Polletti, questa sarà la grafica dell'anno, non lo so, del millennio. Comunque sia, questo è Electric Peo e siete con l'artista, per così dire, fumettista. Se siete la prima volta che siete in questo canale, sappiate che in questo canale ci si diverte un mondo, bambini. È vero o no? È proprio così. Oggi facciamo una grafica che è davvero l'epicità portata all'estremo, e si tratta della grafica per il milione per Stefano Lepri, conosciuto su YouTube maggiormente come Stepney, che è compiuto un milione. Auguri Stefano, auguri a te che finalmente hai raggiunto questo obiettivo così grande. Per questo che mi è stata richiesta, in particolare dai suoi compagni dei Mets, di svolgere questa super grafica. Come vedete nello schermo qui dietro di me, qui dietro sto facendo ancora lo schizzo, utilizzo immagini di riferimento che mi sono state passate da Vegas, ha fatto una raccolta insomma di tutte le immagini, di tutti gli elementi più importanti per Stefano, in modo che entrassero, facessero parte di questa epica, di questo disegno epico, per così dire. Sì, senza per così dire. E passiamo quindi all'inchiostrazione. Io adesso ho velocizzato moltissimo questo disegno per via dell'incredibile quantità di tempo che ci ho messo a farlo, perché l'ho fatto su 1x1 è un foglio molto grande, per chi non lo sapesse, è una risoluzione molto molto elevata, quindi sono andato a curare il dettaglio molto molto a fondo, zoomando moltissimo come potete vedere, in modo che poi se venisse stampato anche su un cartellone, su qualcosa di davvero grande, non perdesse la risoluzione o il dettaglio. E questa volta, al contrario di altre grafiche che mi avrete visto fare per loro in precedenza, ho optato per una presenza maggiore del nero, perché volevo ottenere un contrasto molto più forte alla fine. E una cosa che ho sempre chiaro già da prima di iniziare a inchiostrare saranno le luci, già più o meno deciso nella testa mia da dove verranno, come saranno. E in questo disegno, come poi vedrete, ho deciso di adottare tre luci fondamentali. Una fucsia posteriore viene un po' da sinistra, che sarà molto forte, e che quindi, come vedete, quando io inchiostro il nero lascio sempre un po' di spazio dal lato sinistro, perché lì sarà dove colpirà questa fortissima e intensa luce fucsia. Ci sarà una prevalenza di luce calda giornaliera, quindi del giorno, un po' quasi tramonto, e una leggera luce azzurra proveniente da basso a destra, comunque di riflesso. La utilizzerò più come luce di riflesso che altro. L'inchiostrazione ha richiesto quasi molto più del colore, proprio per il dettaglio di questa. Sono andato proprio a seguire uno stile molto più americano rispetto ai disegni che mi avrete visto fare, o quelli che vedete nel banner del canale o nel mio blog, di che è felipeceverriart.blogspot.com, se non sbaglio. Potete comunque andarlo a vedere benissimo linkato nel banner del canale o qui sotto nelle informazioni. E qui vedete, sto disegnando Marina, è uno dei personaggi più fighi che mi sono usciti in questo disegno in assoluto. Poi lo vedrete con i colori: giacca di pelle, guanti di pelle, le pistole sulle mani molto lucide. Marina spacca, non ci sono cazzi, spacca già di suo, per carità, non è che ci stiamo girando intorno, però grazie a questo disegno ho acquisito senza dubbio una marcia in più. Ora vi lascio godere un po' il disegno, poi ritorno a parlare un pochino più avanti. Godetevi questa musichetta cumbia colombiana, that's what I'm talking about. Questo è Electric Peo, Radio Peo 7.7,8.
la nonna di Stepney, ragazzi, la nonna. Questo è stato, concorre per miglior personaggio all'interno del disegno con Marina, la nonna, che l'ho messa in posizione con le dita che fa la S di Stepney, cioè non giriamoci intorno. Come vedete, io sempre guardare le foto, sempre su Google, sulle immagini che mi ha mandato Vegas, sempre con attenzione. Poi vedrete anche con i colori, comunque sempre fedelissimo ai loro colori, quelli che li contraddistinguono come Maze. Questo che vedete è Anima Sasha in the house. In posizione alquanto buffa e particolare, ma simpatica, voleva essere un disegno simpatico che cresceva verso l'alto, no? Quindi al centro c'è Stefano, circondato inizialmente dagli elementi piccoli, quindi il cane, i suoi due pupazzi, e il gatto sulla spalla, e poi inizia a allargarsi, ma soprattutto a salire. Adesso vedrete, molte posizioni cercano di slanciare verso l'alto, come questa di Surry. Surry che butta il braccio verso l'alto, poi vedrete alla fine del disegno è un disegno che cerca di mandare lo sguardo subito verso l'alto, con potenza. Questo era l'obiettivo, sì. Pupino di The Escapist e Papa Vegas al fianco di Surry, che è quello che cerca un po' di calmare questi bimbi un po' scalmanati dei Mates. I vari personaggi di Clans of... sì, Clans of sto cavolo, di Clash of Clans, quindi il gladiatore e l'arciere, per chi ci ha giocato o meno, l'ho voluto posizionare da entrambi i lati, un po' quella che mi è venuta meglio, secondo me il top del top è l'arciere, super fighissima lei. Poi lo vedrete con i colori, tutto prende ancora più volume. Adesso stiamo soltanto con l'inchiostro, cerchiamo di definire la forza delle ombre, ma soprattutto la provenienza delle luci che già ho scelto, come vi ho detto. Una montagna di cibo per Stefano, per lui che ha svolto miriadi di sfide contro il cibo nello Stepney vs Food, e quindi accumuliamo una quantità indefinita di pizza, hamburger, sushi, kebab, tutti elementi che mi ha descritto anche Vegas, che mi ha chiesto di mettere in abbondanza. Questa è una piadina kebab, e a fianco non poteva mancare una bella ciotolozza di ramen. Per chi mi segue su Instagram, avevo già pubblicato la foto di questa ciotolozza di ramen e qualcuno ha detto: ma è per Stepney? Io ovviamente non so di che cosa stai parlando, perché doveva essere ancora segreto questo disegno. Tant'è che questo disegno l'ha ricevuto prima di tutti Stefano, perché era un regalo appunto da parte dei suoi compagni, ne è stato super entusiasta e io ne sono tanto felice, sempre perché loro... Adesso prendo due minuti proprio per parlare di questa cosa, mentre che vedete i colori, come vedete la luce fucsia molto forte da dietro, una luce calda frontale quasi alta, e poi a fianco al lato destro, e quando mi avvicino verso il lato destro del foglio aggiungo un po' di azzurro. E stavo dicendo, volevo prendermi due minuti per ringraziare appunto i Mates in generale. Io li conosco già da un po', anche da prima che diventassero così grandi, perché... Stefano l'ho conosciuto che aveva ancora 100.000 iscritti, che comunque erano davvero tanti per me, che all'epoca ne avevo 200, cioè io non ero proprio, ero una pulce in un samoiedo, per capirci, un samoiedo, un cane molto molto peloso. E loro mi hanno appunto non tanto notato, ma mi hanno spinto, mi hanno richiesto collaborazioni, e ho lavorato con loro per numerose grafiche che potete tutte trovare qui nel canale per chi capita in questo canale per la prima volta, e sono quelli che hanno sempre creduto in me, in questo mondo, in questo mare di YouTube. Quindi io li ringrazio tantissimo, sto lavorando tuttora con loro e ne sono semplicemente entusiasta, e speriamo che ne escano sempre disegni più fighi, più completi e soprattutto più interessanti, per nuovi prodotti, per nuovi elementi che possano sempre attirare il loro pubblico, a far crescere un po' la qualità del tutto. Ne sono molto contento e soddisfatto. Ecco, come potete vedere, Marina spacca, cioè anche il colore, la giacca di pelle era fuori da ogni che, proprio assurdo. Io in genere, quando coloro disegni abbastanza grandi, anche prima
metto tutti i colori piatti, no? In diversi livelli, quindi tutti verdi, tutti rossi o tutti elementi, no? Quindi faccio l'arco, eccetera. Siccome il disegno era tanto grande, questa volta invece di fare prima tutti i piatti, poi aggiungere ombre, luci, cazzi e mazzi, l'ho fatto man mano, un po' più come si tratta un dipinto. Cioè man mano che vado avanti aggiungo sempre luci, ombre al colore dato, proprio perché essendo tanto grande avrei lavorato molto molto di più se avessi seguito quell'altro metodo. Invece così non solo accelero, però anche più fluido il lavoro. Riesco a scegliere i colori che già ho utilizzato per altri elementi, le luci ce l'ho sempre lì. Quindi più o meno mi sono facilitato il lavoro, ma aiutato anche a far venire un disegno di maggiore qualità. Sono estremamente soddisfatto, devo dire, ma lo vedremo una volta finito il disegno. Mi direte anche voi che cosa ne pensate, ma ovviamente vi piacerà, santo cielo, chi è che non piace un disegno del genere? Il sushi, cioè me lo mangerei soltanto a guardarlo, guardatelo! Che lavoro lungo è stato, un lavoro lungo, ma è bello quando il lavoro non solo è lungo ma è anche soddisfacente, appagante. E questo è il caso, Polletti, questo è il caso in cui è stato anche appagante. Dopo che l'ho finito, e non è proprio un recente come disegno, comunque sono passati un po' di giorni da quando lo feci e non riuscivo a smettere di guardarlo. Quando fai qualcosa di figo non fai altro che guardarlo, riguardarlo e riguardarlo, io non ho fatto altro che quello. Con lì la Torre di Tokyo, la scritta milione che volevo fosse impressa sull'asfalto, quasi come le crepe, e quindi sono andato a mettere le luci, le ombre, anche lì, tutto a mano, tutto con il pennello. È così che lavoro io, soprattutto a pennello, e questa è la grafica finale, Polletti. Questo è il prodotto, è l'elemento, è il tutto. Questo è Stefano Lepri, un milione solo per lui, grande Stefano. Spero vi sia piaciuto questo video, ma soprattutto questa grafica, questo disegno. Se ne volete vedere degli altri, sono sempre su questo canale, animazioni, quello che vi pare, se capitate qui per la prima volta. Se mi conoscete già, sapete più o meno quello che trovate in questo canale, varissimo come canale, un po' casinaro, ma questo è quanto. Spero vi siate divertiti, questo era Electric. Ciao Polletto, io sono Electric Peo, sono fumettista, disegnatore, animatore, ma soprattutto videogiocatore. Se questo video ti è piaciuto, non scordarti di iscriverti e di lasciare un bel mi piace, credimi, lo apprezzo tantissimo.